L'io e il noi, di questo parlerà il professor Umberto Galilberti, ospite d'eccezione la sera dell'8 marzo, giorno della festa della donna, proprio al Teatro Feroni a Settempedano, sindaco. L'8 marzo a San Severino Marche, al Teatro Feroni, avremo l'illustre Galilberti che, grazie alla consigliera di parità Pantana, ci ha permesso di averlo, di riuscire a organizzare le varie date, e verrà al Teatro Feronia per parlare dell'amore, l'amore nei nostri confronti, l'amore in coppia, l'amore in famiglia. E credo che proprio il professor Galilberti sia l'esperto massimo in questo momento, visto quanto sta accadendo nella realtà e che sentiamo tutti i giorni nei media quanto accade alle donne, sia proprio un giorno importante che si possa realizzare che l'amore deve venire prima di tutto e che la donna debba essere rispettata. Fashion Jam and Dance è protagonista della serata del 9 marzo, ma anche dell'intero pomeriggio, con un ospite d'eccezione. Ne parliamo quindi con Manola Fontana. Sì, questo super evento dedicato alle donne con questa grande ospite che è Caroline Smith, un evento nato proprio per volerci bene tra donne. Lei è questa grande icona che ha creato Sensual Dance Fit, un progetto proprio partorito nel momento della sua difficoltà più grande. Lei purtroppo, come tutti sappiamo, è stata colpita da questa malattia, ma lei con tutta la sua forza ha creato e ha voluto questo progetto dedicato alle donne. Questo progetto aiuta col ballo, col benessere, con rispolverare la sensualità e la femminilità in qualsiasi momento, anche nelle difficoltà. Perciò volersi bene e soprattutto creare un'armonia grande tra donne. Lei perciò sarà la protagonista indiscussa di questo evento, dalle 5 del pomeriggio 17 fino alle 18.30 avremo un incontro solo per donne con lei. Poi ovviamente ci sarà un incontro istituzionale per far conoscere anche le realtà importanti che operano nella nostra regione, e perciò le Orchidee di Macerata, ma altre anche realtà del Fermano, donne per donne, questa è la cosa più importante di questo evento. Infatti il titolo è Woman is Life, perché comunque siamo donne e ci aiutiamo nella vita quotidiana. Poi la serata sarà veramente ricca di sorprese, premiazioni, ballo, interventi, donne che comunque si mettono a disposizione per il benessere di tutti, perciò un grande evento. Per partecipare cosa bisogna fare? È molto semplice, diciamo che la Proloco di Tolentino si è messa a disposizione a livello, diciamo, gestionale e amministrativo, perciò prenotare tramite la Proloco di Tolentino con una piccola caparra, perché ovviamente l'evento è importante, e poi ci ritroveremo tutti all'Anton in questa serata meravigliosa, dalle 17 fino a tarda notte, fino a quando vorrete. L'incontro con Umberto Galilberti al Teatro Feroni a Settempedano e il pomeriggio sera con Caroline Smith a Villa Anton è nato anche grazie alla collaborazione con la Proloco TCT di Tolentino. Sì, ci siamo incontrati con il consigliere di pari opportunità della provincia di Macerata, e in quell'occasione c'era in programma questa manifestazione del 9 a Villa Anton. E naturalmente, vista la situazione, vista l'organizzazione, io ho chiesto subito con chi dovevamo partecipare, con chi dovevamo collaborare, e mi è stato detto con la Giamantenza, che noi conosciamo, e quindi ho detto subito che eravamo disponibili a questa situazione. Nel frattempo è arrivata l'occasione di ospitare Galilberti. Quale occasione migliore di poter festeggiare la festa della donna in una città governata e amministrata da una donna? Quindi la scelta è caduta su San Severino Marche, con il sindaco Rosa Piermattei, che nel giro di pochissime ore ci ha dato la disponibilità gratuita del Teatro Feronia. Per il giorno 8 abbiamo il sold out, quindi 470 posti mi sembra completamente venduti. Questo ci fa piacere, è una prima occasione. Io ho chiesto subito di poter collaborare con la locale Proloco, perché sono bravissimi, hanno perfettamente dato un aiuto. E con loro stiamo progettando, con l'amministrazione comunale, un evento sportivo per il 14 e 15 settembre.